Buongiorno ballerine, ballerini e amanti della danza e benvenuti in questo nuovo video. Lo schiaccianoci, che è entrato a far parte della tradizione di Natale, un po' come gli alberi o i canti, è il balletto che tutte le compagnie del mondo propongono proprio durante il periodo natalizio. E ogni anno il teatro si riempie di spettatori, dai più piccini fino ai più grandi. È un balletto speciale perché molte volte segna la prima volta a teatro di tante persone. Uno dei segreti dell'efficacia di questa produzione dello Schiaccianoci è la musica, perché è magica, è speciale e, come scopriremo durante il video, è stata costruita in modo preciso e raffinato. Da chi? Tchaikovsky. Anche se questo compositore non seppe mai che questa opera sarebbe stata apprezzata e amata così tanto, perché morì meno di un anno dopo il debutto. Tchaikovsky non era nuovo alla produzione di musica per balletti. Infatti, i teatri russi, quando gli commissionarono lo Schiaccianoci, lo fecero con l'intento di poter avere un'opera che superasse o quantomeno eguagliasse La Bella Addormentata, che è appunto un altro balletto le cui musiche sono composte da Tchaikovsky e che ebbe un successo enorme ai tempi. E stiamo parlando della fine del 1800, infatti La Bella Addormentata fu messa in scena nel 1890. Al tempo fecero una scelta, possiamo chiamarla, di marketing molto interessante. Per quale motivo? Perché i brani più belli della suite dello Schiaccianoci li fecero ascoltare al pubblico 6 mesi prima di mostrare il balletto e divennero orecchiabili e ovviamente popolari. Il balletto completo, però, purtroppo al suo debutto, che avvenne nel 1892, non piacque tantissimo. In particolare ai critici piacque il primo atto con i bambini, l'albero di Natale e questa atmosfera natalizia, ma non piacque molto il secondo atto. Inoltre, loro percepirono come se questo balletto fosse propriamente diviso in 2 parti e dovevano aspettare fino a mezzanotte per poter vedere il famoso Grand Pas de Deux. Che nella seconda parte di questo video commenteremo insieme. Anche se il balletto non ebbe successo all'inizio, appena debuttò, dobbiamo ricordare che Tchaikovsky era davvero un luminare per i suoi tempi. A breve andremo ad analizzare alcuni estratti del balletto e vi renderete conto di quanto lui abbia scritto delle musiche accurate e uniche, perfette proprio per accompagnare la storia dello Schiaccianoci. La trama dello Schiaccianoci è basata su un racconto di E.T.A. Hoffmann, lo Schiaccianoci e il re dei topi, anche se
varia da produzione a produzione. Alcune volte Clara è una bambina, altre volte è un adolescente, anche se ovviamente è sempre rappresentata da una ballerina adulta. Negli Stati Uniti è chiamata Marie, in Russia invece è chiamata Masha. Nella versione che vedremo noi, Clara e la fata confetto sono due personaggi distinti tra loro. In altre versioni invece Clara immagina di essere la fata confetto. Peter Wright, la versione che creò per il Royal Ballet, che è poi quella che noi andremo ad analizzare e ascolteremo anche le sue parole, perché è sempre bello vedere come un coreografo ha preso l'ispirazione e come ha lavorato, diede al Royal Ballet un prologo. Lo schiaccianoci è in realtà il nipote di Drosselmeier, Hans Peter, che era stato trasformato in bambola dalla regina dei topi, dopo che lo zio aveva ucciso la metà dei topi nel suo palazzo. L'incantesimo può essere spezzato solo uccidendo il re dei topi e innamorandosi di una ragazza. Ovviamente Peter Wright si ispira alla storia originale, ma la storia originale, lo schiaccianoci e il re dei topi, è ben più terrificante e crudele rispetto a quella che poi noi andiamo a vedere a teatro. E scopriremo poi chi riuscì davvero a spogliare da ogni elemento dark lo schiaccianoci, ma questo tra un attimo. Dovete sapere che Hoffman, lo scrittore di questa storia, era un artista poliedrico, infatti scriveva, componeva musica, dipingeva, insomma era davvero un artista completo. Inoltre, fun fact, lui si riteneva davvero brutto e infatti quando doveva disegnare i personaggi delle sue fiabe, come ad esempio Drosselmeier, faceva un autoritratto a se stesso, ma in versione veramente imbruttita, perché lui nella realtà non era così brutto, e disegnava dei personaggi davvero terrificanti. Siccome poi dall'Ottocento le cose cambiano e le storie vengono scritte in modo differente, non abbiamo più questi personaggi terrificanti, ma la versione originale è tutt'altro che una bella favola. Ci furono varie produzioni differenti con coreografi appunto diversi, come per esempio Frederick Ashton, Nicholas Sergeyev e così via. Quello originale vi ricordo che era di Marius Petipa, di cui parleremo in futuro nel video. Ma fu proprio George Balanchine, che conoscerete benissimo perché vi ho già parlato di lui in alcuni video, che rese lo schiaccianoci un'istituzione. Infatti fu proprio la sua produzione del 1954 per il New York City Ballet ad essere spogliata da ogni elemento dark e fece d'esempio a tutte le versioni delle compagnie americane che poi lo misero in scena e divenne ancora più popolare grazie al fatto che fu trasmesso in televisione sia nel 1957 che nell'anno successivo. Balanchine non si svegliò una mattina e decise di rendere tutto più zuccheroso e di modificare questa trama così, magari per ignoranza, ma era un profondo, profondissimo conoscitore della storia originale. E come facciamo a sapere questa cosa? Lo sappiamo perché se noi guardiamo la versione coreografata da Balanchine, lo schiaccianoci non è per niente bello, anzi ha dei dentoni spropositati, una brutta espressione e tanti capelli tutti ispidi, proprio come lo aveva disegnato e descritto Hoffman nella versione originale. Questa è solo una delle cose che strizza l'occhio alla versione originale di Hoffman, ma è molto interessante saperlo. Ma qual è, in sintesi, la storia dello schiaccianoci? Ve la racconto subito. Durante una festa di Natale, un misterioso Herr Drosselmeier dona alla giovane Clara Stahlbaum una bellissima bambola di legno a forma di schiaccianoci. Di notte, Clara scende furtivamente le scale perché vuole vedere il suo nuovo giocattolo e lì
trova Drosselmeier, che la porta con sé in una magica avventura. Aiutando lo schiaccianoce a sconfiggere in battaglia il re dei topi, Clara spezza un incantesimo e lo schiaccianoce si trasforma in un bellissimo principe. Insieme viaggiano nella terra dei fiocchi di neve e arrivano al regno dei dolci, dove incontrano la fata confetto che presenta loro i suoi amici. Tutti danzano per festeggiare, ma si è fatto tardi e Clara si ritrova di nuovo a casa. Dunque, abbiamo capito che ci sono due atti e due scene ben distinte. La prima, appunto a casa Stahlbaum, in cui si celebra il Natale con i regali, in cui fa l'apparizione Herr Drosselmeier con il suo schiaccianoci e anche con altre magie, perché è un po' un mago. E infatti troviamo le bambole meccaniche ed è una parte del primo atto molto molto interessante. Danzare questa parte non è affatto semplice perché bisogna proprio irrigidirsi e rappresentare queste specie di bambole che vengono caricate da Drosselmeier e che fanno la loro esibizione. Esibizione molto spesso virtuosistica, soprattutto dalla parte dei maschi e quindi del soldatino. Per farvi capire quanti trucchi di magia siano contenuti all'interno di questo primo atto, voglio farvi vedere questo documentario molto interessante. The man who runs the stage for the Nutcracker and makes sure everything's set and ready to go is Gary Crofts. His team beaver away before curtain up. They prepare all the tricks which help us dancers create the illusions you see in the show. You Drosselmeier today? Yes, I okay. am. Well, is your Drosselmeier ramp here? You step from the bridge to here, and we so lower you down gracefully. So this is one of the magic tricks that we have. This hydraulic ram is pivotal to one of my entrances. I check to see I'm happy with it before each performance. It's checked. It's meant to look like Drosselmeier's defying gravity. Act one is stressful. When I was younger, the first time I did it, I was really nervous. The Nutcracker is nerve-wracking for everyone. It involves 120 performers on stage, moving scenery, effects, explosions, and perhaps the greatest illusion of them all, the growing Christmas tree. The tree is fantastic. The base of it is way, way under the stage. And how it grows is that this bridge actually is lifted with the tree on it. So from the audience point of view, it looks as if the tree is getting bigger, which it is, but it's actually the stage elevator coming up. It's like a huge trap. If somebody touches the edge of the bridge, it'll actually cut out. It won't work. That's what happens. And so then you're just stuck. In that situation, which has happened to us before, you have to bring the curtain down because there's no way out of it. They have to get the bridge up so the tree's in a growing position and we carry on from there. It's a disaster if it stops, but I've been lucky enough, I've done four runs of it now in the new building. And it hasn't happened to me. So we've got a run of 22 now to do. Elsewhere, Clara's naughty brother Fritz gets his comeuppance when Drosselmeier magics him suddenly into the air. You just get the wire put on your back and then you just go on after the owl and then they just pull you up. We had a rehearsal last weekend and it didn't go as high as it went today, so it went much higher today. We're going to go higher. We're even going higher. The wire needs to go higher. It's a great thrill for them. Okay, darling, let's go and do your quick train. And if you're curious about how we control the weather in the Royal Opera House, here's how we do it. There's four snowbags. And the snowbags, each snowbag is held on two bars.
and the bars move like this. And there's holes in the back of the snowflake bags. Snowflakes fall through the holes, creates a snowfall. Depends how fast they move, how hard the snow falls. My name's Lily House, and I'm the sleigh driver. At the end of the snowflake dance, I have to carry the principals through on the sleigh, and you just operate it by pressing the forward and reverse button, and it just goes, and you have to steer it with this as well. It's really like a grand milk float, that's what it is, a battery operated. And so when we audition from the school, we always say, has anybody got a driving license? Because if they can drive a moped or a scooter, obviously they can drive it better. Over the years, we've done really well, because I mean, it could be disaster. I mean, they could go into the orchestra pit with it or anywhere. Peter Wright's production of the Royal Ballet's Nutcracker is bursting with captivating surprises to complement Tchaikovsky's wonderful score. And now, you know some of its secrets. Now that's magic. Voi capite quante persone lavorano ad una sola produzione dello Schiaccianoci, ad una sola replica. Immaginate quante cose possono andare storte se qualcosa non funziona e la magia può spezzarsi. Ecco perché è così bello sedersi a teatro e godersi questo spettacolo, magari con la consapevolezza che dietro le quinte c'è chi sta lavorando come un matto per far funzionare tutto, oltre ai ballerini che vedete in scena. Un'altra parte che voglio mostrarvi del primo atto è la lotta tra lo Schiaccianoci e i topi, perché voglio farvi soffermare sulla musica. Chiudete gli occhi e ascoltate un attimo come Tchaikovsky ha perfettamente reso la camminata e l'arrivo dei topi. Culmina con l'arrivo del re topo. Immaginatevi Petipa che sta creando la coreografia e dice a Tchaikovsky: in questo momento devono entrare i topi, voglio una musica che rappresenti l'entrata dei topi. E Tchaikovsky gli dice: perfetto, vengo, la scrivo, e crea questo capolavoro. Ecco perché le sue musiche sono state così apprezzate e sono così belle, perché sono davvero precise, di per sé, da sole, raccontano loro la storia. E infine, nel modo in cui si chiude il primo atto con il valzer dei fiocchi di neve, voglio raccontarvi un po' questo pezzo di ensemble, che forse è uno dei più magici di tutto il balletto. I fiocchi di neve è un pezzo d'ensemble, cioè danzato da tante ballerine tutte insieme. Pensate che nella versione originale erano 61, ma poi lo sentiremo raccontato da Peter Wright, il coreografo del Royal Ballet, che ha creato appunto questa produzione, che ha studiato antiche scritture e la coreografia originale. È un pezzo difficile, per quale motivo? Perché innanzitutto si è tanti in scena, ora non viene fatto ovviamente da 61 ballerine, ma comunque ci sono tante ballerine in scena e bisogna essere precisissimi, non bisogna sbagliare nulla. Inoltre la musica è particolarmente rapida ed è una musica che si compone di tanti livelli diversi e quindi bisogna davvero aguzzare le orecchie per riuscire a rappresentare e ballare a tempo musicale.
Ci sono anche degli accenti un po' particolari, non è proprio una musica quadrata in ogni momento. Con la coreografia si vuole proprio creare l'idea di una bufera di neve e quindi immaginatevi tante persone in scena, tutte che devono fare le stesse cose con questa musica difficile, gli accenti da dover mantenere, essere musicali e dover rendere il caos più totale senza andare in caos più totale. Immaginatevi quanto sia complesso. Con caos intendo appunto questa neve che scende, che crea dei piccoli turbini. Immaginatevi in quanto sia complesso. In più c'è un altro elemento, nevica sul palcoscenico, ad un certo punto inizia a nevicare. Scusate lo spoiler se non l'avete mai visto, ma questo è un video descrittivo, quindi non potevo non inserirlo. La neve inizia a scendere e scendono dei coriandoli. Chiaramente più coriandoli scendono, più il palco diventa scivoloso ed è ancora più complesso. Quindi vi lascio solo immaginare quanto è difficile fare questo pezzo, per di più è un pezzo molto lungo e quindi devi avere davvero tanto tanto fiato perché continui a correre, saltare e girare su tutto il palcoscenico. La coreografia originale dei Fiocchi di Neve era stata creata da Lev Ivanov, che era un po', diciamo, la spalla destra di Petipas. E allora è il momento di andare un pochino a approfondire la figura di Petipas, questo coreografo importantissimo, e di Lev Ivanov. Possiamo dire che grazie a Petipas i balletti russi e i teatri imperiali fiorirono. Petipas ebbe due fasi compositive e in particolare nella seconda fase divenne più incisivo e secco. Pensate che lui, per creare le sue coreografie, ideava i vari gruppi attraverso delle sagome che posizionava come su una scacchiera. Gli piaceva avere sempre delle danze di riserva, dei numeri che potesse introdurre in qualsiasi tipo di balletto che richiedesse una danza supplementare. E spesso si avvaleva di assistenti coreografi, soprattutto per le parti maschili, che non amava particolarmente coreografare. E ovviamente, come abbiamo detto prima, dava istruzioni meticolose a tutti i compositori delle musiche con cui collaborava, come ad esempio Tchaikovsky. Il trio vincente possiamo dire che fu Petipas insieme a Tchaikovsky e Glazunov. Infatti crearono Il Lago dei Cigni, La Bella Addormentata e Lo Schiaccianoci. Dobbiamo dire che Petipas di solito componeva dei balletti di 3-4 atti perché lui estendeva tantissimo la narrazione, anche se poteva risolvere la questione, cioè risolvere il racconto in 1-2 atti, lui comunque tendeva sempre ad estendere. E molto spesso, verso la fine del balletto, come anche nel caso dello Schiaccianoci, inseriva un divertissement, cioè una serie di danze che non per forza sono connesse alla trama. Avevano lo scopo, come d'altronde ci suggerisce il nome divertissement, di far divertire e nient'altro. Di solito ci sono una serie di danze veloci e brillanti che quindi catturano particolarmente l'attenzione del pubblico. E sempre verso la fine abbiamo il famoso pas de deux. Quindi un adagio del ballerino insieme alla ballerina, la variazione maschile, quella femminile, poi i ballerini si riuniscono di nuovo nella coda in cui possono mostrare tutte le loro capacità più virtuosistiche. Notiamo molto molto spesso che Petipas inserisce le danze di carattere. Infatti era solito seguire questo schema. La danza classica la riservava agli eroi, alle eroine e a personaggi che rappresentavano fate e spiriti. Le danze di carattere invece si alimentavano di forme di danza popolare come le mazurche, le ciarde o le tarantelle. E poi ovviamente c'era il mimo che andava a raccontare la storia attraverso i gesti, come il mimo che troviamo ad esempio nello Schiaccianoci del principe quando racconta che cosa gli è accaduto.
Potremmo andare avanti per ore di raccontare di Petipa, ma questo non è un video dedicato semplicemente a lui. Voglio però, prima di continuare con lo schiaccianoci, soffermarmi sul collaboratore più enigmatico di Petipa, ovvero Lev Ivanov. Uomo di grande fascino, Ivanov era talvolta indolente, si esercitava troppo poco e forse beveva un po' troppo. È così che viene descritto. Occasionalmente Petipa assegnava a lui la composizione coreografica di alcune scene, per poi però prendersi il merito. E questo deve essere stato proprio uno dei problemi di Ivanov, ecco perché forse beveva, perché si sentiva probabilmente incompreso e sentiva che tutti i meriti delle sue coreografie andavano a Petipa. E non potremo mai sapere quale coreografo sarebbe stato se non fosse appunto rimasto nell'ombra di un grandissimo coreografo come Petipa. Sicuramente la coreografia di Ivanov, soprattutto nei Fiocchi di Neve, risulta diseguale e anche un po' sproporzionata. Ciò nonostante, la vorticosità che si crea ha reso tanto bello e tanto famoso questo valzer dei Fiocchi di Neve. Sono state fatte tante versioni dello Schiaccianoci, ma sicuramente le mie preferite sono quella di Balanchine e di Sir Peter Wright per il Royal Ballet. Bisogna dire che quando andate a teatro è importante capire quale versione viene rappresentata, perché in tantissime versioni ciò che rimane legato alla versione originale è soltanto il passo a due della Fata Confetto e del Principe. In realtà Peter Wright, quando compose tutta la coreografia dello Schiaccianoci, tornò a consultare le annotazioni originali e quindi cercò davvero di prendere un po' e di ripescare quello che era stato creato da Petipa e da Ivanov al tempo. Sicuramente ha una narrativa forte che riesce a far scorrere meglio il racconto. E in questa versione Clara partecipa anche al divertissement del secondo atto. Con il valzer dei Fiocchi di Neve si conclude il primo atto, ma ora voglio mostrarvi un documentario interessante proprio su Peter Wright, il coreografo della versione del Royal Ballet, per capire come lui ha ripescato dall'originale e ha creato la sua versione dello Schiaccianoci. Peter, first I have to congratulate you. You are 90 years old. How is that possible? Look at you, you're amazing. I'm not really. You are. I can do this when I get home. It's extraordinary what you've done in all that time. Yeah. And you are here still, you come in, you rehearse, you travel the world. I think that's what really keeps me going, keeping busy and being involved. You're obviously still inspired by all the dancers that you see. Well, especially now, because I think the company is so wonderful at the moment. Now, you often talk about how important it is to keep classical ballet real and relevant. Is that why you took an interest in producing your own productions, especially in the classics? I discovered, as it were, that I was able to put on a classical ballet when John Cranko told me he wanted me to put on a production of Giselle. Uh-huh. And I just said, well, I'm sorry, but I don't really like Giselle very much. And I can't believe in the characters and all that. Mm. And he said, well, we're going to do it, and you're going to do it, and I'm telling you. And it was a success. Then I tried another one. And then I realized how I loved making some of these scenes and everything, which had no logic or anything, and didn't relate. And I thought every step everyone does must communicate with the audience. Mm. I've always enjoyed doing the classics. I get very moved with Swan Lake, I must say, because it has such a passionate story. Mm. But then I get very excited with Nutcracker. But the thing is, when I'd been asked to do it, I thought, well, I must do some homework and find out, you know, how this all started. Mm-hmm. Which really is what I've always done with all my productions. I've always gone right back to the beginning to find how mm-hmm. they evolved. I got a bit bogged down because mm-hmm. I found, with the help of an amazing American professor, Professor Roland John Wiley, he found all the notation, for instance, not real notation, but of the snowflake scene. Oh. But it was for 61. 61? Quarter ballet? 61. Wow. So I thought, well,
This there must be a single character, I suppose. Probably there was a Snow Queen flitting in and out of everything. And it must have been five groups of 12. But it was huge. But the only step they wrote down they did was balances. Only balances? Lovely patterns in and out, you know, endlessly one, two, three. Oh my goodness, that would be awful, wouldn't it? Well, you made us do everything. We had padishahs and arabesques and hold them. Quite a lot of balances, but quite a lot of everything else. Yes. Over the years, I have made it actually more me than them. Okay. And I've added to it, and I've calmed some down a bit. When I'm a great one for overwriting and putting too many steps in, and that's one thing you shouldn't do. You should do the minimum amount to have the most effect. Yeah. Anyway, I've learnt my lesson now. It's really very special what you've created. Well, it's amazing. I never thought when I was first doing it, I thought, this will go for a couple of seasons, maybe two or three seasons. It's still going on. Mind you, I have been very lucky to be able to make improvements as I've gone. And you never want a company to ever get comfortable in a production. That's why I'm always... You're always here, nitty picking. I just want to improve this a bit. Yes. But it's keeping it fresh. It's never been boring, that's the thing. And I think I always include Nutcracker, always in one of Tchaikovsky's classics anyway. Yes. But I think now the company have made it a classic. And it's getting better and better each time, in a way. I think you're right. Famous last words. What's going to happen? Peter, I just want to say thank you so much for everything you've done for the classical ballet world, for here, the Royal Ballet, all the amazing productions, for Birmingham Royal Ballet. Happy birthday from all of us. And just keep coming in and nitpicking. Thank you. I will. Io spero che il video vi sia piaciuto. Nella prossima puntata andremo a concentrarci sul secondo atto e quindi sul divertissement. Andremo nel regno dei dolci e andremo a vedere nel dettaglio il grande passo a due della fata confetto e del principe. Se questa storia vi ha appassionato e volete indossarla, sì, ho detto bene, volete indossarla, trovate tutta la collezione dedicata allo schiaccianoci nel negozio di danza online, che è il negozio che ho creato. C'è Clara con lo schiaccianoci, ci sono anche le nevi. Trovate in tanti colori e forme differenti. Il link ve lo lascio in descrizione. Mi raccomando, se il video vi è piaciuto, lasciate un like e iscrivetevi al canale. E noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!